Sono Skip 95 Full, siamo in Nilux Live Show 8, qui con me c'è DigiSpectrum 10 e Buongiorno ragazzi. iniziamo questa nuova puntata. Grazie. Minchia che animo. L'avevo incaricato di fare una sigla, comunque questo è il risultato. Ospiti in studio, DigiSpectrum 10. E schizzo 95 full, naturalmente. Parleremo della politica italiana, i problemi della crisi e del nuovo ordinamento del papato. Grazie e buonanotte. Sì, contaci. No, seriamente. Avete notato? Io ho un quadro bianco. Va bene, cominciamo subito. L'interno del quadro è qua. Perché doveva cambiare? Doveva cambiare, non aveva voglia di farlo. Sapete com'è volubile l'animo di. E anche il pensiero di schizzo, infatti, come avete potuto vedere dall'intro, non ci sta molto con le rotelle. Quindi, bando alle ciance, ciancio alle bande. Che si fa? No, Vorresti delle domande? ti chiedo se hai qualche proposta, qualche rogna per oggi, qualche ne so, che ne so. Perché non parlare di Animal Crossing? Volentieri, però porca miseria, se me lo dicevi prima portavo la rivista della Nintendo che c'era lo speciale sul prossimo gioco. Cazzo, Se sei va a capito? prendere. Ti posso lasciare la patata bollente dell'intrattenimento senza fare il cazzone come al tuo solito? Certo. Speriamo. Poi raccontatemi, ragazzi, come va. Torno subito. Allora, siamo rimasti da soli. Ora parliamo della tartaruga Artrefesis Polo Pinnefesis. Questa tartaruga vive solo in alcuni luoghi del mondo, ad esempio nelle radure incontaminate di Detroit. Ecco, questa tartaruga assomiglia, come dire, a una tartaruga. È di un colore blu tendente al viola e di solito parla in un americano molto stretto. Più nordico che suddico, e quindi tutti hanno paura di questa tartaruga perché appunto usa delle armi molto potenti al posto degli artigli, delle robe del genere, e appunto la si può vedere in giro con degli AK-47 o dei, che ne so, dei pacciere, e anche con delle metiche molto straordinarie. Ultimamente abbiamo visto che ho preso in mano appunto qui Black Ops 2, sono a livello 41 per chi interessa, e devo dire che bello, bello, niente bello. Siamo qui, stiamo aspettando Digi Che sono ritornato bene. Ho aspettato di sentire le tue magnificenze parole, magnificissime, splendissime parole che finissi il discorso prima di immettermi nella discussione. Ho parlato di una tartaruga. Guarda, io non ne so nulla, sono rimasto assente, quindi. Buono, ho capito solo sei a livello 41 in una qualche remota dimensione, non so se di gioco o di qualche altra cosa, ma comunque. Tiriamo Animal avanti, Crossing. va. Appunto, bravo. La copertina dice tutto, so che è a specchio, però ragazzi, non ci posso fare niente, non ho uno specchio da poter riflettere, quindi. O leggete da destra a sinistra o da sinistra a destra. Poco da dire. Allora, cominciamo.
Ah, aspetta un attimo che inquadro giusto, un pochino più indietro, ok. Già dalla prima pagina potete capire molte cose. Animali anomali. Ma dai, quello è la base di Animal Crossing, per chi non conosce il gioco, magna ma. Comunque, la novità assoluta si fa per dire, più o meno si sapeva già dalle voci che girano sul web. La novità è che da questo episodio in poi, si spera in poi, perché poi non si sa se ne faranno altri, siamo noi, ovvero il nostro avatar sarà il sindaco della città che noi creeremo, proprio creeremo da zero, perché una volta la mappa era a random, come si dice, cioè in base alle risposte che davi, si autocostruiva, si costruiva in modo irregolare, magari qualche volta bestemmiai perché non ti andava bene una cosa lì sopra, la volevi sotto, allora cancella il mondo, riprovaci, e perdevi metà tempo solo per fare quello. Invece adesso, già da quando si comincia, si potrà decidere dove mettere qualsiasi tipo di negozio, qualsiasi tipo di intrattenimento, la fontana, l'introduzione dei lampioni, delle panchine, delle strade, dei cestini, perché ci saranno anche i cestini pubblici che si trovano per la strada, quindi ci sarà ancora più probabilità di trovare oggetti smarriti, perché qualcuno potrebbe avere la malsana idea di buttarli dentro i cestini da pu quelli pubblici. Poi, Tom Nook ha lasciato l'attività di smercio di roba e si è buttato sul settore immobiliare, quindi adesso al posto di venderci i mobili, che ne so, cos'è che vendeva, i mobili, i tappeti, quelle robe lì, ci venderà proprio le parti della casa, perché da questo episodio ci sono un'altra novità, è che si può arredare la casa oltre che internamente anche esternamente, quindi potremo decidere il colore della porta, la cassetta delle lettere, il tetto, anche il muretto, sì, perché c'è l'introduzione dei muretti e anche sembra di vedere, perché non sono sicuro, si possa decidere anche diciamo un albero personale vicino casa, non sono sicuro comunque, perché qui ti fanno vedere le immagini, se volete vederle, eccole qua. Se riuscite a leggere all'incontrario, buon per voi, se no. Bene. Ok. Un'altra novità per l'arredamento è che oltre ai soliti mobili c'è l'introduzione di, per esempio, orologi che si attaccano proprio sui muri, orologi, condizionatori, ventilatori, cose di questo genere. All'inizio non avremo una casa come al nostro solito da pagare, perché purtroppo arriveremo in punto in bianco quando la città sta per nascere, infatti saremo il sindaco, dovremo decidere dove mettere qualsiasi cosa, quindi. E Tom Nook, invece di darci la nostra piccola casetta come al suo solito, ci darà una tenda da scout e ci dirà che per la prima settimana, i primi 2 o 3 giorni, dipende da com'è poi la questione, e che per i primi 2 o 3 giorni settimana fa la grande, dovremmo rimanere lì. Poi va bene, ci sono tutti i vari set d'arredamento vecchi, alcuni nuovi, c'è l'introduzione di una nuova meccanica di gioco, che è quella dei distintivi. In poche parole, ci sono alcune cose, per esempio la vecchia caccia all'insetto, la gara di pesca, o se no il nascondino che si fa con gli altri animali del villaggio,
e ogni volta che si porta a termine questa cosa si ottiene un distintivo. Questi distintivi si possono decidere se collezionarli, perché si possono avere anche molti cloni di da quello che riesco a leggere, perché dopo non sono sicuro di quello che dico, da quello che riesco a leggere. Ci sarà la possibilità di fare la collezione, di avere i cloni e quindi di poterli scambiare, cioè al posto dei distintivi si potrebbero definire una sorta di doppia moneta, perché come c'è scritto qui è possibile scambiarli con pezzi d'arredamento unici. Una nuova meccanica introdotta è anche quello della frutta geneticamente modificata, infatti anche qui c'è l'introduzione degli OGM, purtroppo, no, beh, purtroppo ci sono i soliti 4-5 frutti iniziali, però poi se si riuscirà a mantenere la città come al suo solito, in un buono stato, come al solito, non so come spiegarmi, per chi ha giocato capisce, per chi non ha giocato mi dispiace, non so come farmi capire. E GG. Guarda che se vuoi parlare anche a te basta che me lo dici, dai, rispondi Capperi almeno, perché sennò faccio un monologo, Cristo. Ehi, ma io sto giocando. Sì, come al suo solito sta giocando lui. Va bene, stavo dicendo, se manterremo la città in perfette condizioni, oltre ai cinque tipi di frutta normali, ci sarà la possibilità di, diciamo, combinare queste vecchie conoscenze per creare dei nuovi frutti, per esempio il durian, il mango, la banana, i cachi e i limoni. Dopo non si sa come faranno a venire fuori dalle solite pesche, pere, arance, mele, ciliegie e noci di cocco, ma va bene, mistero della fede. Un oggetto interessante che è stato introdotto è quello del megafono, perché infatti, se per chi ci ha giocato si ricorda che ci sono quelle missioni che vengono affidate dagli animali, che consistono nel portare o una lettera o un oggetto o un pacco regalo a un altro animale, a un altro giocatore. Però molte volte in passato si perdeva tutto il tempo che ti davano a disposizione per cercarlo, e quindi hanno fatto veramente bene a introdurre il megafono. Quando l'animale di cui si è in cerca per fare la consegna è nelle vicinanze, lo si utilizza e si vedrà che, non so, basti che si vedrà un'iconcina intorno allo schermo che ti indica dov'è, non lo so. Qui ti fanno solo vedere, aspetta che vedo se... Un pochino... sì, mi fa rumore, eccolo qui. Per chi riesce a vedere, c'è la ragazza con il megafono in mano, quindi quella è l'introduzione bella. Un altro fattore dell'essere sindaco è che ogni singola cosa che una volta erano raggruppate tutte nel negozio di Tom Nook, ora si sono tutte divise. Per esempio, l'arredamento normale viene svolto dai due figliastri o nipoti di Tom Nook, non si sa bene il grado di parentela, che si sono visti nell'introduzione di Let's Go to the City, che in poche parole hanno preso in eredità il lavoro del Tom Nook e l'hanno portato avanti. E l'atto del pollice verde invece viene traslocato dalla figura di Tom Nook alla figura di un panda che si chiama dice, oddio, mi scappa il termine. La similitudine tra il lavoro e il nome, quindi. Ok.
novità è che adesso ci si può tuffare liberamente nell'acqua del mare e immergersi anche. Queste immersioni potranno portarsi al hanno portato a all'introduzione di una nuova pagina di ricerca. Oltre alla vecchia pagina di ricerca degli insetti e dei pesci, poi c'è anche la pagina di ricerca degli oggetti sommersi. Quindi per i collezionisti sarà ancora un'altra possibilità delle tempie. Essendo un sindaco si potrà decidere, per esempio, se tenere la città aperta viva di mattina, di sera, dipende da cosa si fa, per esempio se si è studenti si preferisce di sera, perché la mattina, come tutti ben sappiamo, siamo scolati, anche se ne oggi stiamo così, si cambia. O se no, per esempio, si potrà decidere se focalizzarsi sull'abbellimento della città o sulla vendita, perché per esempio ci sarà l'abbellimento della città in cui tutti gli abitanti collaborano e quindi spostano stendo un soldi. Questa opzione che si chiama pioggia di sterline, in cui il boom economico, l'economia, i prezzi diminuiranno del 20%, quelli che compriamo noi, quelli che vendiamo invece aumenteranno. Quindi se noi compriamo ci fanno lo sconto del 20%, se noi vendiamo ci aggiungono il 20%, quindi bisogna vedere il più taglio, se decide di abbellire la città o di diventare ricco sfondato, quindi è una scelta. Sì, un'altra notizia un pochino carina è che il vecchio Tortimer, la tartaruga che faceva il nostro lavoro prima del nostro arrivo, adesso è andato in pensione, un'isola tranquillamente esplorabile, un'isola tropicale che resta tropicale per tutto il tempo dell'anno, quindi anche se c'è sempre il cambio di stagione, questo bisogna ricordarlo, c'è sempre il cambio di stagione, estate, autunno, inverno e primavera, e però su quest'isola che è tranquillamente esplorabile tutto il tempo dell'anno, tutto l'arco del giorno, è sempre estate, sempre estate, quindi si troveranno tutti i pesci tropicali, anche gli insetti rari, e quindi ci sarà un bel ricavo monetario da quello che si fa. Il problema è che, da quanto mi pare di capire, i soldi che faremo saranno utilizzabili solo sull'isola, li potremmo riportare, però bisogna per forza comprare qualcosa, perché se no non ti danno i soldi da portare. Riciclaggio dei mobili e anche della personalizzazione con i temi, oddio, col successo. Ok, niente, scusate. C'è l'introduzione del riciclaggio dei mobili e anche la personalizzazione con i temi da, diciamo, di quelli del cucito che si utilizzavano per fare i vestiti o per fare i tappeti o i quadri nelle vecchie versioni. Basta, mi sembra che non ci sia più niente da dire. Se volete vi faccio vedere l'ultima facciata, uno speciale di 3 pagine, ragazzi, di 6 facciate, quindi 3 pagine. No, aspetta, 4, scusate, stavo facendo un gaffo in diretta, minchia. Buono. E con questo Animal Crossing è finito. Alla parola che ha fatto il Mona fino adesso.
Secondo me è una bella cosa. Cosa? Una bella cosa. Questo gioco. Va buone, va buone. Lo sapevo perché io e lui, diciamo, siamo patiti per la serie, per i due o tre giochi che hanno fatto fino adesso di Animal Crossing. Quindi, a parte quello del GameCube, che non abbiamo fatto in tempo a comprare perché il GameCube per noi era già vecchiotto, amen. Abbiamo giocato a quello per il Wii e quello per il DS. Quello del GameCube ci è scappato. Quindi. Sì. Allora, quindi no, dico perché ti vedo. Bevutina, tranquilla, tranquilla. Ecco, tanto per metterlo chiaro, vero? allora, ma Oh. perché non andare su Twitter a vedere le domande? Ma sei tu che devi guardarle, non io. Primo. Secondo, ricordati di quelli di Facebook che se no si offendono. Effetti sonori a parte. Le domande così, pa, pa, pa. Chiedono perché console sarà. Qui c'è scritto per 3DS. Sì, è vero, mi sono dimenticato di dirlo perché console sarà. Per 3DS comunque l'uscita è prevista per il 14 giugno, per cui chi ha già il 3DS e chi è interessato, 14 giugno è il giorno del lancio. E chi vuole se lo prende. Io sinceramente non ho il 3DS e non ho neanche i soldi per prendere nel 3DS nel gioco, quindi tocca aspettare magari più avanti. Avanti papà là. Dov'era? L'ho perso! L'ho perso! Ah sì, chiedono se te la... Ah, ne hai già risposto? You don't say. Lo sai che motore grafico utilizzeranno? quello del 3DS, non so il motore grafico adesso. Cioè, se per il 3DS, il 3D, mi pare logico che ci sia. Motore grafico adesso non so le statistiche le componenti del 3DS, non è che mi sia mai posto il problema a me se devo comprarlo, non è che mi sto informando. Vabbè, calma, stavo dicendo una stronzata, mi informo ma non su tutto, perché va bene tutto, però non è che sono un patito che so tutto e tutto della tecnologia in commercio in questo frangente di tempo. Dai, cazzo. Aspetta. Ci sono dei rumori sospetti fuori da casa mia. Chiedono se ci sono altre novità per il 3DS su quella rivista. Sì, allora 2 secondi che controllo perché io mi sono soffermato su quello, ho letto distrattamente il resto. Adesso controllo 2 minuti, intanto vai avanti magari con le domande. Ah sì, ecco, una novità, no, vabbè, c'è solo scritto la data d'uscita e presunta perché poi non si sa neanche. Pokémon X e Y verranno fuori ad ottobre di quest'anno, quindi appena ricominciano le scuole. Poi.
Un'altra uscita che potrebbe interessare il pubblico è il terzo capitolo no, aspetta, il quarto, scusate, stavo facendo una gaffa. Il quarto capitolo della serie Mario e Luigi, che si chiama Mario e Luigi Dream Team Bros. Che cos'è? Cosa è successo? Che hai spento la telecamera, maledetto. Va bene, questo capitolo uscirà in Italia il 12 luglio. È il seguito di Mario e Luigi Viaggio al centro di Bowser. Non c'è molto da farvi vedere, c'è solo qualche immagine delle mosse speciali. Da quello che posso vedere c'è il ritorno, c'è ancora il signor Blocco, che era presente in Viaggio al centro di Bowser. Vedo alcune mosse speciali nuove, molte, anzi, molte. E basta, non mi sembra di vedere altro. Vi mostro, aspettate che devo togliere qui artigli de carta. Vi mostro la pagina. Olè, eccola. Mostro un pochino più da vicino. Ok. Aspetta un attimo. Ok. Le immagini, quelle in particolare, queste sono quelle delle mosse speciali nuove, come potete vedere. Aiuto. Questa sembra una palla di cloni di Luigi, dove sopra c'è Mario. Questa è una modifica della vecchia trottola. Questa qui, aspetta. Questa qui è una. Oddio, cosa succede? Che non si vede più niente. Scema. Madonna di Dio. Ma cos'è che ha sta telecamera? Vabbè. Prova a parlare un attimo, va là che. Ciao, sono Ok, Stefano. perfetto. No, boh, non so, ogni tanto si frizza la telecamera. Scusate ragazzi, questa è una modifica del vecchio turbine di Mario e Luigi. Infatti, qui non c'è solo un Luigi, ma ci sono tanti cloni che aiutano Mario a fare il vortice. Quindi presumo che questo episodio si incentrerà di più su Luigi e su tutti i suoi cloni che sembrano prevalere sugli scontri. Poi, di interessante. Per il 3DS, vediamo un po'. Vediamo un po'. Tu intanto parla, vai tranquillo che io trovo. Ho trovato un nuovo sito bellissimo dove si possono leggere tanti manga. Ce ne sono anche i più famosi. Il sito si chiama animedimension.forumcommunity.net. Non mi ha chiesto di fare pubblicità, ma io lo faccio lo stesso. Fatto bene. Poi sul mio canale troverete nuovi video a breve. Digimon Anthology è ancora in fase di progettazione perché ci sono stati dei problemi tecnici. On the fire! E poi mi si è demolita mezza casa. C'è stato l'uragano Moore che l'ha buttata giù. Quante palle. Va bene, dai. Stanno suonando le campane e sì, ci siamo tagliati i capelli tutti e due. Se qualcuno si facesse problemi per i capelli, oh, però anche là vanno a vedere. Va bene, E qui l'ultima, ecco la diciamo. Vai. Cos'è sta roba? S, guarda la S. Boh, vabbè. L'ultima, diciamo, novità, anche se l'avrete già vista per la pubblicità, è, diciamo, il trasferimento di Donkey Kong Country Returns su 3DS, però
chi ci ha già giocato sul Wii sa già com'è, perché è uguale spiaccicato, l'hanno solo messo per console portatile, finita lì. Basta. Di altre non ne trovo, perché poi ci sono due novità, diciamo, che a me non interessano molto, però se magari qualcuno le vuole sapere. Per esempio, aiuto, che ho sbregato una pagina. Aiuto, aiuto. Madonna, che bestemmio, guarda. Sono alcune richieste. E basta ste campane! E basta ste campane! Via, avanti con le richieste. Allora, ci sono alcune richieste. Dalla tua faccia e dal tuo risolino presumo non siano buone richieste. Sono alcune richieste da parte di alcuni nostri clamorosi e affascinanti iscritti che vogliono che noi parliamo dell'Xboxone e della Play 4. Questo è campo tuo, amico, perché io ho lasciato la Microsoft e la Sony da un bel pezzo. Sono rimasto ancora indietro della PlayStation 2 e io e la Xbox non l'ho mai vista, tranne che da te qualche rara volta che ci giochiamo, ma finita lì. Io non so molto. Ho solo visto il trailer, le presentazioni presunte e, come si dice, provvisorie delle console, perché poi da quello che ho capito quello della Xbox non è ancora la versione definitiva. Quello della Play, scusa. E quello della Xbox invece dovrebbe essere più o meno definitiva, però a parte, vabbè, i soliti... solite aggiustamenti, come si dice, oh signore, stasera proprio lacune mentali, va bene, non mi viene, quando mi verrà, ah beh, vai. Allora, io direi di partire dall'Xbox One. Xbox One. Xbox One è stata presentata dalla Microsoft, alla conferenza Microsoft. E praticamente la plastica è stata mostrata definitivamente, quella sarà la Xbox praticamente, Day One mondiale a Natale dell'anno prossimo, insieme alla Play 4. E allora... per farsi concorrenza, se no non c'è più bello. E giga di RAM 8, e non è ancora stata detta quanti giga avrà di memoria, però credo che partirà con un 100 giga di memoria, non sono sicuro, e motore grafico naturalmente 1080p. Aspetta, per 60 frame. A me sembrava di aver sentito dalla preview che aveva un tera di memoria, non sono sicuro, è impossibile un tera. Va bene, posso sbagliarmi, perché io di quella parte della videoludica non è che ne conosca molto, perché... Ehi, avanti. Quindi, poi è stato presentato il nuovo controller, che praticamente assomiglia a quello vecchio, cioè questo qua, solo che... praticamente il tasto centrale non è più così e basta, poche modifiche, però ci sono state, vabbè, naturalmente modifiche perché Next Generation, quindi c'è l'HDMI prestabilito, non ci sarà più il cavo con la presa SCART e gireranno tutti i giochi in 1080p per 60 frame, quindi zero lag nella campagna, insomma, nel singolo giocatore, mentre nel multiplayer dipenderà dalla connessione, naturalmente. Poi Xbox One ha fatto, cioè Microsoft più che Xbox One, ha fatto anche dei clamorosi sbagli. Sarà implementato l'offline pass, quindi ogni volta che si compra un nuovo gioco ci sarà questo codice che bisognerà mettere all'avvio della prima volta del gioco,
e quindi il gioco si connetterà automaticamente al proprio account. Quindi io, ad esempio, non potrò prestare il mio gioco a Digispectrum 10 perché, per prestarlo così, perché voleva provarlo, perché sarà collegato direttamente al mio account, quindi lui dovrà pagare una tassa a Microsoft per giocare e Microsoft gli dà un altro pass. E quindi GameStop chiude perché non ci sono più giochi usati. O invece per quanto tipo... riguarda l'Xbox, aspetta, per quanto riguarda l'Xbox. Beh, magari vuole fare i soldi e quindi te lo vende lo stesso e tu dopo magari devi anche pagare la tassa per Microsoft. Quindi magari ti dicono lo sconto di 10 euro e la tassa di 10 euro, sì che lo paghi a prezzo intero. No, la tassa dovrebbe essere pari al costo del gioco. A posto! Paghi due volte. Poi, cosa c'è? Ah sì, il nuovo Kinect, l'hanno chiamato Kinect 2.0, sarà molto meglio del Kinect normale perché avrà meno bisogno di luce, quindi anche con un po' di oscurità percepirà ogni minimo movimento. E... mi piace perché adesso c'è lo slittamento verso i giochi dell'horror con il Kinect, quindi per fare ancora più scena, quelli di noi, quelli del nostro campo di YouTube di solito lo registrano di sera, però se devono avere la sensibilità visiva non possono perché il Kinect, invece hanno fatto sta modifica, mi sa appunto per quello. E poi in più è più mobile, diciamo, è più cioè recepisce meglio i movimenti perché rispetto a quello che c'è adesso, che per spostare tipo una pagina del dashboard devi fare così e tenere la mano ferma lì finché non la gira, questo nuovo facendo così slitta tutte le pagine. Poi recepisce meglio i comandi vocali, in più... hanno implementato Skype su Xbox, quindi io posso giocare mentre sto parlando in Skype con Digispectrum 10, per dire. In più ci saranno i film, implementata anche la televisione, quindi sì, per noi no. Com'è, cos'era? Di Sky, o sì? No. La piattaforma era noi... Sky o l'altro? No, adesso ti dico. Allora, da noi non ci sarà per il momento, all'inizio, perché sarà solo in America, perché infatti si potrà guardare Fox, Sky, Sky News, Fox News, tutti i canali che lì sono via cavo e a pagamento. Invece quando arriverà da noi hanno detto che ci sarà Mediaset Premium su Xbox. Bah, poi, dipende. Le esclusive Xbox sono Forza Motorsport, che hanno fatto vedere alla Microsoft Conference il trailer, molto bello, si vede che c'è una grafica di nuova generazione. Poi non ci sono esclusive, hanno presentato Call of Duty Ghost, che il problema è che non è di nuova generazione, anche se la conferenza era incentrata su quel gioco perché è l'esclusiva COD. Il problema è che ha usato il motore grafico di Modern Warfare 3, quindi non è nuova Scrauso. Generazione quel gioco. Scrauso, è quella vecchia. C'era anche per... ci sarà anche sulle Xbox vecchie e sulle Play vecchie. Comunque, basta, riguardo Microsoft non c'è più niente. Passando a PlayStation 4, beh, innanzitutto al prezzo lancio la Xbox costerà 500 euro, mentre PlayStation 400, e già qui è una grande differenza di 100 euro. Poi e però c'era stata il flop, diciamo, degli sviluppatori, che mi sembra di aver sentito questo rumor su YouTube, che avevano una filiale, diciamo, di vendita, aveva per sbaglio, si pensa per sbaglio, messo sul proprio sito di vendita di videogiochi e console, appena sviluppata, il prezzo lancio, che era di 700-800 dollari. Vabbè, comunque è stato constatato che Xbox costerà 500, mentre Sony PlayStation 4 400.
Ora parliamo un attimo, spendiamo due parole su PlayStation 4. Allora, la plastica è stata mostrata all'E3 scorso, che era, se non sbaglio, a San Francisco. Sì. E la plastica è simile alla PlayStation 3, solo che è un po' modificata, comunque è a forma di ellissi, tipo così. E non come la Xbox, che è tipo il registratore VHS vecchio. Il joystick della PlayStation 3 e della PlayStation 4 è simile a quello della 3, solo che sopra ha uno schermo touch che servirà a varie cose che non sono ancora state definite. Non ci sono esclusive ancora, però hanno mostrato alcuni trailer, tra cui beh, FIFA naturalmente, Watch Dogs, e si vede naturalmente che c'è questo cambiamento di generazione. La cosa bella di Sony è che non ci sarà l'offline pass, quindi si possono giocare gli usati. In più, al contrario della Xbox, la PlayStation 4 sarà retrocompatibile, quindi si potranno giocare i giochi della PlayStation 3, mentre sull'Xbox One non si potranno giocare i giochi della Xbox 360, l'arcade, eccetera, eccetera. Quindi già qui Sony ha fatto un passo avanti, infatti dopo la Microsoft Confederation le azioni Sony sono salite del 7%, e già qui si capisce che Hanno Sony fatto avrà la la migliore. salvata. Sony avrà la migliore, infatti molti compreranno Sony al posto di Microsoft. Nel campo PlayStation non c'è altro da dire perché la vera e propria console sarà presentata all'E3 che ci sarà qua a giugno, il 10 giugno, di Los Angeles, e verrà presentata appunto la PlayStation 4 e nuove esclusive sia Microsoft che Sony. Non c'è altro da dire su queste console, e quindi vediamo se c'è qualche domanda in cui può parlare anche Digispec, non mi Sì, dice. specifica anche, non solo, Solo formazione. Digispec, non mi dice. No, no, vaffanculo, anche chiudo tutto, baracca e burattini, eh. Allora, ti aspetti qualche esclusiva Sony o Microsoft per i giochi di tua competenza? Beh, diciamo per i giochi di mia competenza, presumo che su Xbox, non dico molto probabilmente perché forse c'è una proprio vaga speranza, neanche una vaga certezza, una vaga speranza che facciano un altro capitolo, episodio, fate voi un remake, che ne so. Di Viva Pignata, perché a me a schizzo interessa per quanto riguarda Microsoft. Per quanto riguarda Sony e quindi la PlayStation 4, di sicuro, non dico 100%, ma di sicuro avranno la solita cavolata che è il remake o la rivoluzione del Sessin Tutto, che sarebbe quella di Ratchet, di Spyro, di Crash. Cioè, in poche parole, pigliano le vecchie glorie, le rinnovano e te le buttano fuori con una stronzata nuova, che non c'entra niente con le vecchie glorie. Perché anche Ratchet, vabbè, Ratchet è un pochino di meno, perché va bene sempre su quell'onda di fantasia, però diciamo che il confronto tra la rivoluzione di Ratchet e quella di Spyro e Crash, cioè diciamo che Ratchet è stata minimale, quella di Spyro e di Crash è stata proprio stravolta la questione. Quindi se dovranno fare dei remake o dei seguiti delle serie, spero che abbiano un po' di sale in zucca, invece di rinnovare, fare altre storie, per quanto riguarda Crash, per quanto riguarda Spyro, e magari, non dico di rinnovare, però di ampliare, perché di Ratchet e Clank, o se no anche solo Ratchet, è sempre stato, secondo il mio modesto parere, una pecca, diciamo, Mm.
bassa quantità di armi per ogni episodio. Poi c'era sui vecchi episodi per PlayStation 2 la possibilità, se avevi salvataggi degli episodi precedenti, di sbloccare alcune armi degli episodi, però non è che implementassero tutte le armi, alcune ti mettevano quelle finali, per esempio quelle che dovevi sbossare un'ira di Dio, però finita lì. C'è un po' più di vastità sulle meccaniche di fuoco di gioco, perché io sinceramente le armi che mi piacciono di più di Ratchet degli episodi di PlayStation 2 sono il Amatron, le doppie vipere e come si chiamava, il flagello scorpione, mi sembra. Poi vabbè, lo Slingshot, che è il rampino immancabile, perché senza rampino non vai da nessuna parte. E poi magari se lo rinnovassero esteticamente, perché non è che sia un rampino. Comunque. Vabbè. Hanno detto? Che faranno un nuovo capitolo per Crash e Spyro per PlayStation 4. Spero che vengano fuori decenti, almeno non dico perfetti, perché a me sinceramente quella di Crash meno, ma quella di Spyro è venuta anche abbastanza bene, diciamo, perché con l'introduzione di Cinerea hanno aperto di nuovo le porte di una nuova era, perché fino a prima Cinerea non si era mai neanche sentita, però adesso è diventata, diciamo, il nuovo idolo, il nuovo Spyro. Adesso non dico che sia il nuovo Spyro, però che cos'è sta Cristo di cosa. Ok, scusate se ogni tanto va via il video, ma la Cristo di telecamera mi fa diventare matto. Avanti popolo, mi stava dicendo. Oddio. E poi Giggity. Almeno è una mia impressione che vada via il video. A te vedi che va via il video mio? No. Allora vabbè, avanti popolo. Pila la matrice. Sì, eccolo qua. Cosa ne pensate dell'implemento di Skype in Xbox? Beh, diciamo che è una buona cosa, perché si può parlare mentre si gioca, si può parlare mentre guardi il filmino, si può parlare mentre si possono fare le sex cam, insomma, per dire, no? Cioè, si possono fare tante cose con questa. Già, si può fare. Scusate. Ma vaffanculo. Merry Christmas. Vabbè. Gesù, Giuseppe, Maria. Sì, no, è una, come ha già detto Schizzo, è una grande cosa, una buona idea, perché oltre, per esempio, magari adesso io non sono c'ho poco giocato, però diciamo i giochi che si possono formare team come COD, Black Ops, quelle cose lì, dove devi comprarti il set di microfono e cuffie per specifiche per l'Xbox, per poter
comunicare mentre stai giocando è un po' una inculata, diciamo, è un supplemento che si può tranquillamente fare a meno di fare, perché per esempio adesso spero, penso che con la cosa del Kinect e la cosa di Skype il video va bene, cioè per forza sul Kinect, e il sensore di movimento va bene, però penso che ci siano gli autoparlanti, quindi non serve più comprare il set di cuffie e microfono, cioè c'è il Kinect, c'hai la barra al sensorino, sperando che ci sia anche il microfono e l'autoparlante, sei a posto, non più diventare matto. O mi sbaglio? Sto facendo un esperimento. Ecco, lui è quello degli esperimenti. Vediamo. Hai visto una roba passare? Sì, cosa cazzo era? Aspetta, guarda. No! È il tappo guarda, il tappo della penna. E fa. No, dovrebbe partire. Figur di merda. Perché prima partiva adesso? La molla si è scaldata. Comunque, per quelli che compreranno Xbox, intanto il Kinect è compreso, cioè te lo danno già dentro. In più, per giocare deve essere sempre collegata a internet. Questa non è una grande cosa, però va bene, dai, ce la possiamo mettere. Essendo che ti danno il Kinect già incluso, e ti danno, sperando nelle mie immagini, nelle mie proiezioni future, nelle mie idee future, non lo so, sperando che ti mettano questa cosa del microfono e dell'altoparlante incluso, sei a posto. Beh, Kinect ha già il microfono. Eh? Il Kinect ha già il microfono incluso. E allora a posto, viva popolo, viva popolo. Passiamo ad un'altra domanda. No, dico se stai là a giocicchiare, giochicchiare. Amico Joe. Scusate lo sbadiglio. Su Facebook ci chiedono, aspetta, mi sto grattando la legna, aspetta, mi sto grattando le palle. Avanti popolo. Stai aspettando la domanda, te. Io non vorrei dirtelo, ma l'ho persa. Guarda, ragazzi, guardate, non mi incazzo neanche più, perché tanto oramai mi sono abituato. Ci conosciamo da quando abbiamo 6 anni, giusto? O 4? Con chi ce l'hai? Con te. 6. Ci conosciamo da quando abbiamo 6 anni. Vabbè che non ci siamo visti per tutto l'arco del tempo, dell'anno, però ci vediamo raramente. Però va bene, dai, oh Cristo. Bene. Sai per quale console uscirà Pokémon XY? Allora, ma avete chiesto le novità per 3DS e ve l'ho detto mentre lo stavo rispondendo alla domanda. Secondo voi per quale console è? Non so, Wii. Gli unici episodi che faranno più avanti, presumo per Wii, dei Pokémon sono sempre solo quelli
Battle Arena o se no quelli nuovi dei Pokémon Rumble, perché la vedo difficile fare un GDR per il Wii, che è una console fissa. Il GDR è nato per essere portatile, per essere portato in giro, per fare scambi, per fare conoscenze con altra gente, con altre robe. Se, se lo fai per la console fissa, non è che... Solo una volta ha funzionato questo metodo, perché ha funzionato... Oddio! L'occhio blu! Va bene. Sembra che quello di Safira. Eh? Niente, supa! E pan bagnà. Comunque stavo dicendo che... solo una volta ha funzionato questo espediente di... Madonna da zio, scusate un attimo, eh. Okay. Mare che non si blocca. Non si blocca. Ma non lo so, a me si blocca qua il Gesù Cristo, qui la schermata diventa bianca. Gesù Cristo. Gesù Cristo, no, nessuno, va bene. Comunque, mi fai finire sta cazzo di frase? Se non mi cade in testa il lampadario, sì. Buono. Cadigli in testa, cadigli in testa, cadigli in testa. Vabbè. No, stavo dicendo che ha funzionato solo una sola volta questo espediente, che è quello che... È risultato anche abbastanza buono, perché il GDR non era malaccio in sé, però vabbè, era una delle vecchie generazioni, c'era l'introduzione del concetto del Dark, perché era quello di Pokémon XD Tempesta Oscura, che era quello dei Pokémon, diciamo, geneticamente modificati, che avevano assunto una sembianza dark, anche se non avevano il tipo qui, come normale. Inclined for sure rises behind you. Chiedono molto spontaneo, così proprio tipo, chiedono, mi sono fatto Massimo un ditino. Chiedono se stai seguendo qualche anime in particolare. Ma adesso come adesso, no. Non ne ho idea, adesso no, perché ho altro... Cioè, mi è ritornata stranamente dopo... eoni di tempo che non leggevo, mi è tornata la voglia di leggere. Adesso sto leggendo, mi sono comprato il primo della serie di 5 libri, però il quinto non so se sia ancora venuto fuori, i 5 libri della saga di Eragon. Ho finito oggi di leggere il primo, e cazzo, a me... Molti di voi diranno che è una lettura per bambini, perché fantasy, ma a me piace solo quello, diciamo, di genere. E va bene, so che mi vedete, lasciate perdere se bestemmio, ma qui il Gesù Cristo mi sta mettendo in bestemmie. Va bene, a me, stavo dicendo, piacciono molto i fantasy, quindi se qualcuno di voi dice che sono un bambino a leggere roba del genere... S'attacchi. Perché mi anticipi le domande? Perché me le anticipi? Mi anticipi
Le domande. Fare satanico quando fa così. Smettila, va là. 10 le domande. Campi de Formentoa vista d'occio. No, stavo premendo invio. Vabbè, comunque. La domanda è: che manga state leggendo adesso? Non è un manga, comunque, va bene, l'ho già detto. Leggi tu, di tu la tua, che io intanto devo fare una cosa. Io sto leggendo, secondo. Sto leggendo, secondo, perché ha un nome lunghissimo, è bellissimo, comunque. Sto leggendo. Sto leggendo. Vabbè, finché non lo trovo, vi dico una cosa. Intanto sto leggendo Prison School. È uscito solo il primo, quindi... E poi, boh. Comunque, sto leggendo, è bellissimo. Hentai Hoji To Warawanai Neko Manga. E praticamente la trama è: la storia vede come protagonista un ragazzo del secondo anno delle superiori di nome Yoto Yokodera. Yoto pensa in continuazione ai propri desideri carnali, ma nessuno lo identifica come un pervertito. Il ragazzo viene a conoscenza dell'esistenza di una statua raffigurante un gatto, cui viene dato credito di esaudire i desideri dei postulanti. Il ragazzo si reca sul luogo per pregare, chiedendo di divenire capace di esprimere i propri pensieri, lascivi ogni qualvolta ne senta il bisogno. Presso la statua, Yoto si imbatte in Tsukiko Tsukakushi, una ragazza proveniente dal suo stesso liceo, giunta per impretare, va bene? E c'è scritto impretare dal felino una grazia di segno opposta a quella ricercata da Yokodera, essere in grado di nascondere le proprie reali intenzioni senza palesarle immediatamente. In seguito i due si pentiranno di aver rinunciato a queste loro caratteristiche. La storia si svolgerà insieme ai personaggi che li aiuteranno a riconquistare ciò che hanno ceduto, senza nascondere una trama di relazione abbastanza intricata. Sono arrivati al capitolo 11 e sta ancora andando avanti. Comunque Prison School è bello. Prison School parla di questi 5 ragazzi che per la prima volta sono stati ammessi in questa scuola che fino ad adesso è stata femminile, quindi sono 5 ragazzi contro... Sono 200 ragazze per ogni ragazzo, quindi... 1000? 1000 passa. Ragazzo! Sì, ma so che c'era scritto tipo 1221, tipo... Vabbè, e quindi loro sono anche abbastanza timidi e non ce la fanno, e per puro caso si ritrovano nel bagno delle ragazze, e quindi il consiglio studentesco si incazza e li mette in prigione, dove sconteranno un mese di penitenza lavorando sodo e venendo sottomessi anche sessualmente da queste più che altro soldatesse in minigonna. Si capisce molto il tuo stile di anime. E beh, questo che sto leggendo si chiama Hentai Hojito. Non me ne frega.
La prima parola è hentai. Ok, facciamo un'energia sferica. Pronti? Sulle mani! Sulle mani! Sulle mani! Sì, no, dietro al letto, però. Su. Vabbè, va là. Aspetta. Pazzia, portaci sulle via! Sulle mani! Sulle mani! Va bene, va bene, va bene! Cambo! Cado! Mora! Oddio! Sulle mani! Sbadiglio sbadiglio. Ghetto sano! È un piantinsi. Allora ti do questa domanda che ti piacerà tantissimo. Missimissimissimo. Quanto sarcastico. Missimissimissimissimo. Saresti con nuovo capitolo di Spyro. Invece di Spyro ci sarà il figlio di Spyro. Spyro. Boh. Però è meglio che non ti dico come lo hanno chiamato. How? Because her name is Hexagon. Mio Dio che nome. Mio Dio che nome. Capisco la fantasia, ma mica. E il colore però sarà nero e rosso. Vediamo se c'è una plastica, una grafica, o uno schizzo, o un bilibizzo. Uno schizzo, eccolo qui, lo schizzo, eccolo qui. O un... Dai. Vabbò. Bah. Se me lo dicessero così a bruciapelo come me l'avete detto voi, non direi né A né Z, cioè non saprei che impressioni dare. Se riesci a trovare un'immagine, un qualcosa, gameplay no, perché sei ancora in fase di sviluppo, non può essere. Però magari un trailer, una stronzata, non lo so, su cui vedere, intanto, criticare, posso dire sì o no. Oh, ho trovato la madre. Bene. La madre si chiama Circe. Poi c'è la grafica coso di Spyro da grande. Quello sarei interessato a vedere, cazzo. Quello sarei interessato a vedere. Se c'è anche quello della madre, posso dirti se è Cinerea, perché adesso non ricordo la traduzione di Cinerea in inglese. È Circe. Bah. Non ne sono sicuro, adesso vedo. What the fuck? E quella che ti ho inviato sarà la grafica della La PlayStation 4. Beh, la PlayStation 4. Ho capito, minchia, non rompere. Beh, non per dire, ma mi sembra che sia soltanto uno o due anni in più di l'Alba del Drago, perché appunto sul link che mi hai passato te, l'immagine, la posa è più o meno la stessa, l'ambientazione è più o meno la stessa, l'unica cosa che posso notare è che è un pochino più pronunciato e basta.
pochino più pronunciato è serio, è adulto, diciamo, in confronto a quella dell'Alba del Drago. Quindi presumo che questo che ti ha detto la notizia o non conosca l'Alba del Drago e abbia preso come buona una cosa che magari si è inventato, o che è vero e questo qui e questa è solo una bozza. Sì, è una bozza questa. Perché mi pare tanto uguale a quella di l'Alba del Drago. Troppo, anzi. Comunque. Beh. Boh. B. Ba. Avrò. Ok, adesso è andato fuori. Trovare. Vai piano che stai lagando, vai piano per carità di Dio. L'unica cosa è uno script che sia reale. Stai laggando alla velocità della luce, amico. Allora fai una cosa, passami il link e chiudi, perché dopo se no laghi come un pazzo. Azzo, azzo. È sicuro. Luca. Ah, ok, no, dicevo, mi senti o fai finta? Chi dovrebbe essere costui? Oddio, che succede? Aspetta che qui ha fatto una cappellata. Scusate ragazzi, però non so se l'ha fatto apposta o, ma sembra sia uscito dalla trasmissione. 2 secondi che vediamo se, ok, era problemi di connessione probabilmente, perché tra il live e tutto... Sono uscito perché c'era un lag della Madonna, cioè era un ritardo della Madonna. Infatti ti ho coperto io, vai tranquillo. Dimmi. Stavo dicendo, chi dovrebbe essere o questo drago? Hexagon, il figlio di Spyro. Ma visto così non so cosa dire. Scusate. Ma non so cosa. Dalla trama del gioco, lui tradirà suo padre e andrà dalla parte del male, ma poi si riscatterà. Interessante. Quindi diciamo faranno una nuova storia a parte. Sì. Ah, e ora non c'è più Spyro, se riaggancio a Spyro, quindi non c'è più Spyro. Se il proseguito. Il proseguito, fidate, se un'altra serie che dopo si allaccia a Spyro. Sì, vabbè, se sì. Sono più, se puoi dire che sia, però la loro idea di base è quella di prendere una vecchia gloria, fare la roba e dopo agganciargliela, perché se no, da dove tirano fuori l'idea, dicono? Magica magia? Dai, ragazzo! Sto sudando. Crash, è solo stato detto che... Aspetta, vai calmo, stavi laggando.
Dimmi. Invece di Crash, di Crash non c'è niente di immagini, ma solo è stato detto che faranno un nuovo capitolo. Vabbè, nell'attesa aspettiamo, non si può fare altro, quindi... Chiedono quando faremo il vlog in macchina. L'abbiamo detto, il giorno che dobbiamo andare su al Pokémon Day, non è che... Porca miseria, non è che lo possiamo che fare prima, faremo... fare la prova, andare su e dopo tornare giù. Che cazzo, non lo so io. Sta gente proprio... Quando faremo il... Un altro ci chiede quando faremo il vlog insieme. Adesso domani è l'ultimo giorno di scuola, quindi appena possibile vado su da lui e lo facciamo. Tranquillamente, non c'è problema. Ah sì, a proposito, hai novità del tuo canale? No. Nessuna novità adesso che finisce la scuola? Eh sì, faremo Pokémon Anthology. Digimon Anthology. A Tetromba, i Tetromba in corna, in te corni Tetromba, di adesso te che dici Pokémon, mio caro. Vabbè, va là, lasciamo perdere. Io purtroppo ho una brutta notizia da darvi, ragazzi, invece, per quanto riguarda il mio canale, perché appena finisce la scuola, sì che domani, dal lunedì io ho gli stage, e quindi sono occupato fino a fine mese, fino alle 5 del pomeriggio. Dalle 8 a mezzodì e dall'1 alle 5. Quindi se ce la faccio vi posto un video, due, magari anche tre, perché quelli riesco magari a farli, perché un giorno lo registro, un giorno dopo lo metto a posto, lo carico. E però non tutti i giorni come avevo previsto prima della fine dell'anno, perché purtroppo ho gli stage, quindi non sono a casa, chiaro e tondo, pulito e secco, viva popolo, ve l'ho detto, e spero mi capiate se non vi carico tutte le settimane tre episodi di qualsiasi cosa che ho nel mio antro mentale, delle mie idee, no? Se non vi carico tutte le settimane tre video alla volta, però come minimo uno c'è sicuro. Dopo il massimo sono tre, quindi dipende dalla settimana se sono stufo, se sono indiavolato, se ho voglia, se non ho voglia. Poi c'ho anche io da giocare quella mezz'ora da solo, che ne so, faccio una partita LOL, faccio una partita Spiral, faccio che ne so, una partita Don't Starve, che cacchio ne so, quello che mi gira di giocare gioco mezz'ora, un'ora, quindi non è che c'ho sempre tutto il tempo per voi e per me. Scusate, ma c'ho la gola arsa. Bocchiso come un pesce. Sai che non ti si sente? Come on, buddy, let's go, buddy. Yeah. Ok, dobbiamo portare Schizzo al manicomio, abbiamo constatato il suo grado di pazzia. No, dai. Can I brush my hair in everywhere like a plastic? It's fantastic. Ok. Disorder! Meglio qui. Disorder! È che non ho la gola. Dio, per favore, prenditelo, per favore. Portalo via con te. Comunque ci chiedono. Non ho scorreggiato, è che dovevo mettere a posto per quelli che sono sempre maliziosi.
Perché ho fatto la smorfia di così e quindi e mi sono anche spostato di lato, quindi avrebbero potuto intendere, ma non è così. Oh, è che ho la scusa che ho la cosa, la poltrona di plastica, madonna, sto sudando il culo in un modo, quindi mi si attaccano le mutande. Va bene, quest'oggi sono proprio esilarante. Sì, spacca il mondo! Dai, va là! Faccio vento, fai vento a sto convento, come dice la Lori, ah, Luca? Ui! Aspetta, c'ho anche il microfono improvvisato, ma va bene. Luca, schizzo and 5 full è atteso in casa 2, prego, attivi il microfono. Ciao. Si sa qualcosa sugli starter? Vabbè, a parte i nomi e il tipo, vabbè, l'immagine, diciamo, non è che si sappia molto di più. Cioè, le evoluzioni sono ancora immerse nel buio. Non è che posso dire di più di quanto non ho già detto le altre volte. Scusate lo sbadiglio, gli sbadigli ripetuti di questa serata, ma sono un pochino esausto da tutte le baldorie che ho fatto oggi a scuola. Non abbiamo fatto un cazzo di lezione, di baldoria fino alla morte. Dicevo, infatti, dov'era scappato o lei che deve fare le domande a entrambi? Ho capito, a bere birra! Dai, va là. F. Sì, scusa. Jesus Christ! Superstar. Cosa ne pensi del nuovo gioco della Mojang? Fammi un favore, riferiscigli te le mie opinioni, te le ho dette prima, non mi voglio ripetere, va là. È una merda! Quel gioco fa schifo. Praticamente è Yu-Gi-Oh! Beh, diciamo che Yu-Gi-Oh! Era un pochino meglio studiato. Anche il nostro gioco. Giusto. Giusto, giusto, hai ragione. E con questo ha detto tutto al posto mio, quindi... È una merda! Ecco. L'ha ripetuto per chi se lo fosse perso. Circumnavighiamo il discorso e andiamo avanti, va? Allora ragazzi, mi trovo in una situazione un pochino strana. Lui che fa il monaco in un cuscino e il mio computer che
Minaccia di esplodere tra 2 secondi perché non so, mi sembra di sentire dei rumori sospetti dal vano disco e io non l'ho visto. Bene. Va bene. Come il discorso di prima delle mutande che mi si sono attaccate al sedere, vero? Esattamente, è vero. Porca miseria, mi sto stampando a bestemmia. Scusate se mi avete sentito, ma attimo di debolezza. Ai ai ai. Allora, chiedono se domani farai una festa. Io perché è finita dove? La scuola. A scuola o dove? Per la fine della scuola? No, a scuola nostra l'unica festa è uscire 3 ore prima. La festa non si fa, si fa a casa o alla sera in discoteca. Finita là la questione. Perché da noi non ci... Oh, Gesù! Porca miseria! Da noi non ci danno la possibilità di usufruire dell'auditorium o di qualsiasi altra sala o aula grande. Per fare feste e troiate varie, che per loro sono cazzate o troiate, dicesi come ho detto io. Quindi ci siamo, ogni anno dobbiamo organizzarci tra di noi e ritrovarci alla sera, quindi dipende dove, in quale recensito profondo del mondo. Noi invece abbiamo raccolto 2 euro a testa. Siamo è ritornato l'amico cuscino! Allora, noi abbiamo raccolto 2 euro a testa. Siamo 25 persone, abbiamo fatto 50 euro. E domani compriamo da mangiare per tutta la classe. E ci saranno tramezzini, soprasetta colaio e tutta roba buona. Soprasetta colaio, mi raccomando, soprasetta colaio. Sì. E quei soldi che avanza, i tosi va a troie e i femmine va a giolo, giusto? Sì, perché praticamente l'altro giorno in classe eravamo là, ma mi raccomando, soprascetta colaio qui a Bona, taglia ben fina, mi raccomando, fina che si veda Venezia, mi raccomando, mi raccomando. Esatto. Poi, vabbè. E sarà da bevere a mangiare come i porcei. Il panino ludro! Wow, wow, wow! Wow, wow, wow! Un litro di citronella! Wow, wow, wow! E poi, vabbè, alla sera, chissà. No, non saprò neanche se sarò in grado di raccontarvelo. Eh beh, si sa che le sue tresche amorose del sabato sera sono eccezionali veramente. Come quelle di Renzo e Lucia. Ecco, perfetto. No, ma io amo solo il mio cuscino. Già. Con lui ci fa di tutto. Ecco, appunto. Ma no, guarda, conduce lui adesso. No, ti prego, il cuscino no, è troppo bravo, è troppo pro in confronto a te. Dai, va là. Aspetta, perché mi sa che è incarnare mutande. Vedi tu che non succede, solo che a me, vedi tu. È colpa di questo cuscino, è tutto di pelle, no? La stessa cosa è la mia situazione con la plastica, porca miseria.
A te la pelle mi fa incarnare, a me invece mi fa sudare, vedi. L'unica soluzione allora, sarebbe stare in piedi. Questo poster non piace quasi a nessuno, no? Mi ci pulisco il culo! E adesso non c'è più! Adesso poverino lo rimette su perché gli piace. Allora, adesso... Lo vedi questo tu che hai detto che non ti piace? Lo vedi? Traffico super libero, così? Oh, calmino, vecchio! Io non t'ho offeso. E dopo... Sbam! Fuori del colpo! Calmino che non t'ho offeso, eh? E non ho detto a te, io! E a chi? Sto parlando con quel testo di... Come cazzo si chiama? Come ti chiami? O insieme a testa di cazzo, dicesi TDC. David Seiya. Vabbè, non importa, Seiya. Andiamo avanti. La devo bere. Dai, Mauro, baby, mi sa che là dentro oltre che acqua che c'è anche graspa. Bevo per dimenticare. Non sto per fare logico. Dimenticate cosa? Verito che l'ho fatto effetto, non mi ricordo neanche. Verito che funziona. Verito che funziona. Ma non riesco a evitare qui. No! Qua, esperimento. Cretino, va là. Cretino, va là. Gesù Cristo, no, nessuno. Sto giocando a tiro al bersaglio. Ti prego. Guarda che se no mi tocca fare come da chat roulette. Oddio, no, te prego, sparate piuttosto. Fino alla lavatrice. On the fire! Non fai ridere. E poi c'è Gino qui da perclorate pupa. Gino da perclorate pupa mameta. Che ti chiede se hai idea prima o poi di almeno provarlo il gioco della Mohai. Allora, una domanda perché non mi sono informato. È già a pagamento? Non lo so, andiamo a vedere. Com'è che si chiama? Scrolls. 2 secondi. Download. Perché se è a pagamento e se non ci sono le crack, manco morte miracolo. Scrolls. Download, scarica Scrolls, Mohang, gratis. Allora se è gratis ci potrei fare un pensierino, però non prometto niente perché, come ho già detto a me... Aspetta, sto andando sul sito ufficiale. Ah, le chiappe. Vediamo. Molti mi dicono che faccio bene la canzone di Trollman, però non lo so. Magari voi mi potete dare una mano e decidere se sì o no. Ah, aspetta. Ti chiedono se hai già comprato Minecraft, vediamo. Aspetta, metto un attimo la password. Magari avendo già comprato Minecraft. Ok. Ok, vediamo, no, come no? È giusto.
Password. Ah. Aspetta. Mistero. Ah, intrattenere il pubblico, te. Che cazzo dovrei dire? Vabbè, mistero. Comunque, ho visto... niente di niente. No, va bene, ho visto che gli ultimi video di Bestia non hanno preso molto... non vi sono molto arrivati alle orecchie, non vi hanno interessato molto il cuore, quindi quasi quasi ho deciso di chiudere Baracca e Burattini e di andare avanti con gli altri, quindi mi consente di dire cribio. Niente, al posto di Bastion per ora, se riesco, carico delle partite di LOL, perché non avendo altri video pronti tranne quelli di LOL Replay, quelli mi tocca caricare, ragazzi. Non vedrete partite eccezionali veramente, perché io, come ho già detto, faccio il support, quindi il bello del gameplay non è mio, ma è di altri, della di carry, se non del top, di chi che capita, perché mi fa e supporta chi che capita. Qualche volta riesco a fare qualche kill anch'io, perché magari ci manca la stit, glielo dai e ti bestemmiano dietro, perché magari ce la facevano anche loro, però erano distanti, gli toccava flashare. Poi dico, Ok, il flash li coppo io, li ammazzo io, e loro mi bestemmiano dietro, come al solito. Avanti popolo! È gratis. Benissimo. Magari ci do un'occhiata dopo, visto che... sto facendo la muffa sulle orecchie. Dai, va là. Perché devi ridere ogni stronzata? Capisco che sono esilarante oggi perché non ho fatto un cazzo, mi devo liberare dell'energia accumulata, ma minchia. Che può darsi anche che voi non riteniate così esilarante le mie battute. Aspetta, devo fare una cosa assolutamente. Essendo che sto comunicando con una via, con una specie sottosviluppata di cui fa parte Schizzo 95 Full, che ride a qualsiasi minima stronzata. Cosa combini adesso? I've been very long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been to Cotton Eye Joe. I've been very long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Bello, eh? Aspetta, I approve this game. Aspetta. Cosa combina adesso? Is it wetter underwater if you're there when it rains? I approve this derp. Preferisci questo, se? Yeah.
No, preferisco la prima di sto punto, sai. Anzi, un'idea mi è venuta, la utilizzeremo come intro di tutti i nostri live, cazzo, ci impareremo anche la cosa, la coreografia di ballo. Adesso speriamo non si blocchino il video per sta stronzata, ma spero di no, voilà. No, perché se faccio ascoltare più di 30 secondi lo bloccano, ma io a 30 blocco tutto. Furbacchione lui, furbacchione. Prurito all'occhio. So, can we go? Or not? Sleeper, I've been inside your bedroom. Si sta I've attento murdered che half the può town. capitare. Love Chiudi va là che sennò. Ok. Basta, è finito il tempo delle mele. Scusate, ma Madonna, che caldo, vai! Questa anch'essa che arriva, minchia. Oh. Sono quattro fino adesso, o cinque quelli che ho fatto. My nipples, my nipples. Brutta roba, brutta roba, brutta roba. Brutta roba, brutta roba. Allora. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Tu non hai mai schiacciato. Tu non hai mai schiacciato. My nipples, my nipples. Bobbo. Vecchio, fa caldo. Ho Madonna. capito, ma cazzo! Ma porco di... Potenza lì. Vedi che spacco tutto il mio figura di merda! GG! Oh, rotolino, rotolino di largo, vieni su, là. Verde che razza di insolente si spoglia davanti al pubblico. Verde che razza di insolente. Alright. No, aspetta un secondo, intrattieni il pubblico. Fai qualche delle tue cazzate. Ogni volta. Tipo, Ah sì. digli che hai il culo molle. Non è quello che ho detto prima, ma vaffanculo. Ragazzi, come. Ditemi voi adesso che siamo da soli. Ditemi voi come devo fare a mantenere la calma. Intanto ho sentito un messaggio di Skype dall'altra parte. Comunque. Come devo fare a mantenere la calma con un tipo del genere? Oggi va bene, sono esaltato e gasato anch'io, però cazzo, è troppo. Porco mondo, ste cazzo di cuffie, vabbè, è troppo anche per uno fuori di testa, Cristo. Forse vado a combinare questo adesso, sagame in testa. Sì, bravo Peacock. Così sembri il mio amico quando ha fatto il balletto, sai? Irla. My nipples, my nipples. Ho quasi sboccato. Aspetta, vogliono il bis e io glielo do. No, di my nipples. Ah, ok.
Aspetta, No! No, la prima, la prima era la perfetta, è quella perfetta, la prima. Era tutto. Non siamo sulla radio, purtroppo. Purtroppo è quello il difetto. In radio potete sentire tutta la canzone, ma non vedete le stronzate che facciamo. Qui invece non potete ascoltare tutta la canzone, però vedete le stronzate che facciamo. Oh, minchia. Però possiamo andare su Twitch, cioè, dove possiamo far ascoltare musica e vedere le cazzate che facciamo. Non ci avevo pensato. Beh, comunque, più avanti, ci sta tutto il tempo. Calmo! Engord! What's up? Allora, torniamo alle domande. E dopo questo breve intralazzo... mitico... Non che so ne se... diresti di un... No, aspetta, devo consigliare un video esilarante a te e anche al pubblico che ci sta ascoltando. Cercate su YouTube e pecore che parlano. Dovrebbe essere o il primo o il secondo link che trovate nella lista. C'è una pecora che è proprio perfetta, che alla fine, verso a metà del video fa... Cioè, sarebbe proprio il verso di ironia perfetta in questo momento. Cioè, quando dice una cosa vera che però è falsa, poi... Cosa ne diresti di un Pikachu viola? Viola? Madonna, cosa era un magnà? More? È più fashion! Black in plastic! È fantastic! Come chi erano, Madonna? I Pampers? Amore, ti devo confessare un segreto, sono uno dei Power Ranger. E quale colore sei? Quella rosa! Aspetta, ma là ste cazzo di cuffie che cadono, Madonna! Ragazzi, mi sa che andremo a finire a fare i live in costume. Perché? Muoio dal caldo. Per quello prima ho fatto la pausa per aprirmi la persiana qui, la finestra. Anzi, no! Aspettate! Se mi tolgo la maglia... Sono in costume! Questo è un costume! Che pirla! Neanche lo sapeva. Va bene. Sì, però guarda quanto lungo è. Guarda, Intanto messaggi guarda. Da Skype che arrivano furiosi. Guarda quanto lungo è! Ma dove arriva, cacchio? A tre quarti di gamba? Guarda! Attento che cadi te, pirla! Vieni giù! Ah, ho tirato la testata sul lampadario! Che pirla! Peccato che... Dai, va là! Stasera presumo ci siano abbastanza telespettatori o ascoltatori o come cazzo li vuoi chiamare, visualizzatori, vabbè, va là, guardami, fammi il favore di guardare quanti siamo, va. Scusate per i messaggi Skype, ma c'era... My nipples! Oddio! Ho fatto tutto qua! Dai, birra! Fammi il favore di controllare quanti siamo e se c'è la Martina salutala da parte mia. Diavolo cane. Ti cadono le cuffie. No, beh, ragazzi, se vedete, se guardate quella capra quando fa cioè è proprio la faccia perfetta che ci vorrebbe adesso.
Vabbè, va là. Dai, Dio Bono, rispondi alla mia richiesta o ti scaccio dalle palle. Anche tu, altrettanto. Ti attiva il microfono, va là, pirla. Sorry, I break the bottle. Eh sì, è brega the beer, no the bottle. Cos'è che devo guardare? Quanti siamo, minchia? Quanti stanno ascoltando, vedendo? Che cazzo? E poi la seconda Vediamo. parte della richiesta era saluta la Martina se c'è da parte mia, Cristo. Siamo Ma... nel 1700. Sto cazzo. Gesù Cristo, no nessuno, dai, va là. 2400. Caga basso, che in aria caga José, ti caga basso, caro. 400. Sicuro? No. E allora, cazzo, spari. Dai, fammi il Lo dite favore. veramente? E dimmelo, tanto anche se siamo in pochi, ce la siamo spassata. 174. Evviva! E dopo questa la mia ugola è andata a puttane. Infatti, eccola. Vabbè. Allora, torniamo al discorso domande. Beh, se vuoi. Madonna, sta zanzara! Madonna, sto fazzoletto, l'ho preso io però, l'ho preso. Ti chiedono che starter prenderai? Allora, prima di tutto, io faccio sempre una prima prova. Prima faccio una prova, arrivo alla prima palestra con lo starter che scelgo di solito, è quello d'acqua. Però probabilmente questa volta sceglierò quello di fuoco. E arrivo alla prima palestra, se vedo che è ardua, se non quasi impossibile, cambio e piglio quello avvantaggiato. O cerco di passare, se non è uno di quei casi in cui non è debole a nessuno dei tre starter, però è debole a uno di quelli che trovi nella zona, allora proseguo la seconda prima di cambiare idea. Se invece vedo che è uno di quei tipi deboli a uno dei tre starter, lo cambio subito, perché di solito mentalmente c'è sempre questa cosa che parti con quello avvantaggiato subito per le palestre iniziali, arrivi alla fine che quello che hai scelto per le palestre iniziali non va più bene, però ci sono nella strada, nella storia, ci sono pochi esperti che sono avvantaggiati verso il tipo della ultima. Quindi non so se avete capito la mia filosofia, la mia idea, quindi questo che fa il pirla, fa lo strip dancer. No, ti prego. Hai finito? Eh già. Invece. No, io non mi compro il 3DS. Va bene, ma tanto faranno la ROM, cretino. Ah, sull'emulatore, quello d'erba perché non se lo caga mai nessuno, poverino. Poverino, non se lo caga mai nessuno. Mandi Bobolo. Sto cercando una domanda decente. Perché sono tutte troiate, vero? No, ti chiedono tutti, ma quando è che inizi la nuova stagione? Quando è che inizi la nuova stagione? Quando è che inizi la nuova stagione? Quando è che inizi Dighi. la nuova stagione?
E che ne cazzo ne so io? E che ne cazzo? Video. Ah, chiederanno boh. Allora, no, perché prima tu eri fuori, quindi, o forse eri dentro, però non mi ricordo, viva Papede. No, ho detto che ho visto che c'è poco interesse per Bastion, probabilmente chiudo baracca e burattini, nel mentre che faccio il registro di nuovi, carico alcuni episodi, alcuni video di LOL, di partite di LOL, non avendone altri pronti, e poi metto sulle altre. Che comunque non so mica se seguiranno l'ordine che avevo dato all'inizio, perché ora ho una piccola ideuccia che però mi tengo ancora nascosta. Se vi piace, bene, se no vado avanti perché non cambio più idea per nessuno. Non faccio più quello che... Vabbè, farò sempre quello che volete voi, però in minor peso... Però meno conto di tutti quelli che mi diranno cambia, anche se per ora ce n'è stato solo uno che ha insistito molto e via. Chiedono se faremo una serie in vecchio, che ti sei fumato mentre eri fuori dalla camera? Quando sì. Fa così vuol dire che era hashish. Se faremo una serie in multiplayer di Don't Starve. Io gliel'ho proposto appena verrà fuori, se verrà fuori questa fantomatica versione, questa fantomatica possibilità di fare multiplayer. Lui mi ha detto che fino adesso non ci ha ancora mai giocato e gliel'ho regalato a... Quando è che te l'ho regalato, che era il tuo compleanno? Eh? Super, mi pare fosse febbraio. Vabbè, comunque mi ha detto che lui lo deve ancora giocare, diciamo, almeno una sessione decente. Quindi mi toccherà fare, come al solito, a me tutto, perché lui non sa fare un'emerita minghia. La faccia lo può confermare. Ah, ok. Allora, cosa? Chiedono messaggi da Skype. Vabbè, chiedono, stavi dicendo? Chiedono se avremo delle guest stars quest'estate. Se riusciamo a convincerne un paio, io ne ho in mente un paio, poi le dirò a Luca perché lui forse le ha già capite, però bisogna vedere se pensiamo sulla stessa frequenza d'onda. Un paio... probabilmente sì, però ci dovete dare una mano anche voi iscrivendovi ai nostri canali, perché loro ci hanno detto che vogliono un minimo di 100 iscritti, non a entrambi i canali ma in totale, perché se no non si fa niente. Quindi ci dovete dare anche voi una mano, o no? Sbaglio? Sì. La domanda era, sto sbagliando a dirlo? No. Ah, ok. Aspetta.
Ma ciao. Chiedono se hai tendenze omosessuali. Ma che cazzo di domande sono? Certo che no. Non l'hanno chiesto veramente. Ah, sei tu il pirla, vero, eh? Sì. Sei una testa. No, in realtà chiedono se secondo te Ash ha tendenze omosessuali. Presumo di sì, essendo che non si caga mai nessuna delle ragazze che gli sta intorno. O è troppo deficiente, che è un'altra opzione, per non capire che loro hanno una voglia matta di quella cosa e lui ce l'ha, però non gliela vuol dare. Vuol dire o che è scemo, o che è un gran carogna, o che è deficiente, o che non ci arriva proprio. Guarda, sembra un fiore! È vero! Stasera siamo proprio fumati come i cacchi, zio cane. Poi chiedono se... Porco bip. Chiedono se vogliamo fare una parodia di qualche anime. Parodia... No, doppiaggio... Se si riesce a trovare magari del personale adeguato, perché come già detto anche altre volte, purtroppo i nostri anime, quelli che abbiamo scelto, hanno una grande componente femminile e noi non possediamo le abilità per fare certe cose, o sbaglio? Ma se dobbiamo doppiarlo in senso ironico, tipo Ramboso, possiamo fare anche tipo quando trova Misty. Ciao, ma dove siete andato, tastista? Sì, vabbè, quello capisco. Ma dico, doppiaggio serio, cioè dal giapponese, cinese o anche dall'inglese all'italiano, per esempio, si potrebbe fare. Quindi, sì, ma loro vogliono... Quelle tipo di cose portano sempre una buona componente. Una buona visual, un buon iscrizione. Ma loro vogliono parodie? Quello si può fare, visto che tu hai già cominciato con alcuni film del DreamWorks, di altre cose, si potrebbe fare sul tuo canale, perché visto che tu hai già cominciato. A me si potrebbe invece fare la roba del doppiaggio. Ecco. Se vuoi. Se lei vuole. Mi raccomando, attento al tappo che sia sarà, se no te fai la doccia. Sto facendo l'acqua gasata. Sì, con quale anidride carbonica? Aspetta. Sì, sai che scappa. Adesso no. Sì. Vabbè, va là, birla. Tante care cose. Aspetta, sentiamo. Com'è che fa, Vale? Chi? Vale c'è. No, ma te la facciamo, non c'è problema, perché il vlog viene fuori lo stesso, anche se dici sperato per 10, parte le cuffie, e il team Yamaha ha detto che le cuffie hanno poco grip, ma ce la facciamo, sicuramente. Mi raccomando, ce la facciamo. Vedrete che nella prossima gara arriveranno molti nuovi video, perché le gomme delle cuffie di Digispagano 10 miglioreranno, quindi recuperate, ce la facciamo di sicuro. Ce la facciamo. Non problema. Non so se hai mai visto Borat, mi pare che se chiama. Sì, no, non l'ho mai visto.
Sai che se c'è una borta, in poche parole, un impiegato che viene da un paesino nel Kurdistan, una roba del genere, sconosciuto, e va, non mi ricordo se a New York o da qualche altra parte, in una metropoli grande, a fare l'impiegato. E nel mentre che sta fuori, si fa. Cerca di imparare a suo modo, a cultura no. E ora, però, un accento proprio strano. E ora, il mio compagno di classe l'ha visto da poco tempo e l'altro giorno, mentre un professore era girato, l'aveva appena ricoverato, mi ha fatto più proprio come l'avrebbe detto. Guardate la nuova marca W and W2. Sì, perfetto. Peccato che dalla nostra visuale si legga 2 W e 2 e W, scusa. Ma Pirla. allora, via con una domanda, perché qua mancano domande. Ti chiedono se hai mai iniziato a giocare con il primo Spiral che è uscito nella storia. Aspetta, perché non so loro a cosa si stiano riferendo, se a Spiral Knight o ad altro. Perché io prima che ho nominato Spiral, tenevo Spiral Knights, che è un gioco GDR, a mo' di GDR, però online sulla piattaforma Steam. Io, da quello che so, è uscito, mi sembra, 2013, 2009 o 8, mi sembra sia uscita per la prima volta su Steam, Spiral Knights. Dopo, non so se esista un gioco che si chiama proprio Spiral. Io prima ho detto Spiral perché, per non dire Spiral Knights, perché. Ho detto Spiral, volevo dire Spyro. Che testa di. Vabbè! Che pene che sei, che pene, che pene. Sì, ci ho giocato al primo videogioco di Spyro, cioè, ci ho giocato, c'ho la custodia. Se volete vi mostro anche il disco, però adesso non ho palle da andarlo a prendere, quindi prossima volta. La PlayStation 1 è il meglio gioco che potesse esistere all'epoca, oltre a Crash, naturalmente. Faresti dei video su Slender? Su Slender, no, perché oramai quasi tutti lo fanno come diciamo, secondo o terza serie, perché per intrattenere il pubblico si fanno vedere che si cagano addosso. Io prima di tutto non sono amante dei giochi horror, perché, come avete potuto capire, non ci tengo a farmi venire il battito accelerato da un cazzo di gioco di merda. Non dico che sia brutto come gioco, infatti ci ho già giocato, mi piace, però la trama è sempre quella. L'unica cosa che può cambiare è il momento in cui ti assali, il modo in cui ti elimina, ma vabbè, sempre quello. Infine Slenderman, gioco horror come Amnesia, come cosa, cos'era? The House. Ho trovato un diversivo per fare di nuovi video super epici per Spiral e per Slender. Saria. Praticamente ogni pagina che si trova si può fare come fa Jumpy per capriccio dello scritto. Ah, sì,
Se vuoi possiamo farlo, però lo facciamo insieme, perché io da solo non mi cimento a fare quei giochi, perché mi viene la tachicardia, già sul grosso di mio, se poi mi metto a fare certe cose ci resto sul computer mentre gioco un cazzo di gioco. Ok, lo faremo. Ho trovato un modo. Ti chiedono se al Pokémon Day indosserai una maglia con disegnato un Pokémon. No, perché probabilmente ci vorrebbe una tovaglia per me. Purtroppo no, però normale, vestito o in tuta e jeans, o se no in maglietta. Cioè non vengo preso come chissà cosa. Hello YouTube, come Raspass? No, io vado alla Decathlon e mi faccio stampare una maglietta con un'immagine o del mio canale o di un Pokémon. Ecco, se fai quella del canale ti do anche la mia, e fai anche la mia, per favore. Ciao. Grazie. Poi, chiedono se al Pokémon Day regalerai ai tuoi iscritti un gadget a ciascuno. E cosa dovrei regalare? Ciò non lo so, sborsare soldi per tutti, e non so neanche quante siate, porca miseria. Che dopo non mi ritrova con... Cioè, io mi immagino di... ve lo dico subito, che più di 50 persone non mi aspetto di trovarne. Se poi ne trovo di più, gli altri restano in braga di tela, se volete che faccio i gadget o altre cose. Chiaro. No, ma non serve, tanto all'uscita del cinema vi regalano i gadget, quelli di Mirabilandia. Chiedono se saresti disposto a passare a prendere qualcuno per la strada. Dovete chiedere a lui, perché è lui quello che mi porta. Ripeto, io non ho ancora la macchina nella patente, quindi sono ancora piedato, vado su a Mirabilandia con Schizzo. Chiedete a lui. Comunque no, io non porto nessuno, tranne chi sappiamo, io e te. Esatto, vero? Esatto. My nipples. Ti prego, fucilati. Chiedono se quando vi incontrerete farete una chat roulette. La chat roulette la vedo difficile. Probabilmente faremo come Murri e Coso e Jumpy, magari si fa un Harlem Shake, magari. No, dico, quando ci incontriamo io e te. Ah, ok, ma minchia, specifica dove e quando, Mizzica. Non è possibile, ogni volta, che cazzo, figa. Cioè, troppo tranqui, troppo scialla. Troppo tranzolla. Va bene, adesso arrivo, moglie, Sara, addio, buono.
Ok, scusate la mia assenza, però ho una brutta notizia per voi. Massimo 10 minuti, dobbiamo chiudere baracca Burattini perché c'è problemi qua soliti. Sapete ormai quale sono. Mi oppono. Ok, comunque sì, faremo sto chat roulette appena ci troviamo. E passiamo i saluti. Oh, saluti. E saluti. Allora, hai fatto un che pareva quello di un cane bastonato. Sì, quella era una Ferrari. Innanzitutto la Martina. Esatto, che io ho già salutato prima, non so se ha ricambiato, ma comunque va bene, saluto di nuovo. Ciao Martina. Poi salutiamo gli altri due moderatori. Viva. Che sono? E lui decide tutto senza dire niente. Capite come è fatto, ragazzi? Capite, c'è troppo tranzollo. Troppo tranzollo. Che sono Francesca e Matteo. Bene, Francesca e Matteo, sono lieto di conoscerli. Arigato. Bene. Perché questo qui, poi salutiamo, che dall'altra parte non dice nulla. Salutiamo Giacomo, Sara, Nicolò, Mattia, Luca, Manuel, Elena, Eleonora, Marco, Giacomo, Francesco, San Sebastiano, Asdrubale Gagalla, Francesco Ganzizzo, e Skef, e Ebut, e Omerex, e Omero 25799, e Caracalla 95, e Virgilio 82, Dante, non mi trovo nell'inferno. Dante, non mi trovo nell'inferno. No, sei in purgatorio. Io direi basta. Posso fare una cosa? Sì. Yeah. Ciao. Va bene, ragazzi. A tutti voi, quelli che abbiamo nominato e anche quelli che non abbiamo nominato in questo momento, un caloroso saluto da Di Rispetto Mon 10 e Schizzo 95. Per oggi, anzi per stasera, perché oramai è sera, anche se fuori ancora c'è il sole, non importa, per stasera la live, la puntata, come lo volete denominare, questa trasmissione è chiusa. Alla prossima volta. Adesso lascio la parola al mio collega qui a fianco, magari vuole salutare anche lui, non lo so. A lei, capitano. Ciao, sono Schizzo 95 Full, mi trovo qui perché mi hanno rapito. Sì, contaci. No, è venuto qui di sua spontanea volontà. No, anzi, l'hanno rapito gli alieni, gli hanno inculcato l'idea che è venuto qui di sua spontanea volontà e ora è qui per voi. Era qui per voi, perché adesso è finita. Vi prego di chiamare la polizia, perché questo individuo mi sta molestando. E non penso proprio, amico. Aiutatemi. Sei tu che mi molesti. Aiutatemi. Vi prego, aiutatemi. Se non mi aiuta... Io vi ringrazio di aver partecipato a questa sessione di video, vi ringrazio moltissimo e spero di avervi fatto ridere in qualche modo, e se non vi ho fatto ridere, gustatevi sto pezzo! My nipples. E se la prossima volta, non ridete, se la prossima volta non ridete, vi faccio vedere il cazzo. Ciao a tutti! No, questa cosa non la farai.
Va bene, ragazzi. Dopo questa... Aspetta la sigla! Ecco. Giusto, avevi ragione. Hai ragione. Ma non secondo? Sempre. Ok. Vabbè, con questa si finia tutto, ragazzi. Se vediamo al prossimo episodio, dita in venezian proprio stieto. Se vuoi salutare anche tu. Ciao a tutti! E dopo questa vi saluto. E fino in fondo, illimitatamente. Oh! Va bene. Wow!